Ed ora parliamo di una notizia che si era diffusa all'interno di un asilo di San Lazzaro e che riguarda una sospetta meningite che avrebbe colpito un bambino di tre anni. Il piccolo è stato ricoverato per tre giorni all'ospedale di Pesaro, ma l'esito degli esami è risultato negativo. Dunque un allarme è rientrato, il bimbo è stato dimesso in mattinata. Ed ora ci spostiamo a Corinaldo, in provincia di Ancona, dove un uomo ha aggredito il nonno a colpi di coltello e martello. L'anziano in gravi condizioni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, il nipote invece si è costituito alla caserma dei carabinieri. Si è costituito nella caserma dei carabinieri di Corinaldo il 35enne che stamani verso le 8 ha aggredito a martellate e con una coltellata il nonno Giuseppe Marconi, di 74 anni, che aveva atteso all'uscita da casa in via Crocifissetto 11, in una zona periferica. Alla presenza del suo difensore, l'avvocato Stefano Mengucci, è stato interrogato dal PM Irene Bilotta ammettendo le sue responsabilità senza però fornirne il movente. A quanto risulterebbe, ci sarebbero stati dei dissidi con l'anziano parente, stando inoltre a quanto si è preso l'aggressore, disoccupato, ha problemi psicologici e farebbe uso di stupefacenti e che per questa ragione spesso chiedesse soldi ai nonni. Il 35enne con il martello ha quasi sfondato il cranio dell'uomo, colpendolo poi con un coltello da cucina alla scapola. L'anziano è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona e sottoposto ad intervento chirurgico e dove ora si trova in prognosi riservata. L'aggressore è stato trasferito invece nel carcere di Montacuto Mattia Morganti e l'ipotesi nei suoi confronti è di tentato omicidio. Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato intorno alle 19.15 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia nella provincia di Pesaro Urbino. L'epicentro è stato localizzato nel comune di Sassofeltrio. La scossa si è verificata ad una profondità di 38 km ed è stata avvertita in tutto il territorio provinciale. Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco di eventuali danni a cose o persone, ma al momento non ci sono state richieste di intervento. E ancora cronaca, si ribalta con l'auto a Gallo di Petriano ma rifiuta i soccorsi del 118. Il giovane protagonista dell'incidente stradale è risultato positivo all'alcol test. Carambola con l'auto la notte scorsa poco prima delle due lungo la provinciale a Gallo di Petriano. Nell'affrontare una curva, un 23enne di Pesaro ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata, finendo prima sulla scarpata per poi ripiombare sulla sede stradale. Il giovane ha subito rifiutato i soccorsi del 118, ma una volta giunta sul posto la polizia stradale ha provveduto all'esame dell'alcol test. Il 22enne è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,35. Al ragazzo è stata ritirata la patente. Verrà sottoposto ad un procedimento penale che prevede il carcere fino a sei mesi, commutabile in lavori socialmente utili e ad una multa che, a discrezione del giudice, può andare dagli 800 ai 3.200 euro. Saggiornerà sabato 14 novembre il secondo convegno dedicato al welfare, al sociale, organizzato dall'Associazione Politica Bene Comune. Seconda tappa di un percorso che abbiamo voluto proporre alla città, composta di due incontri, per affrontare le tematiche della problematica sociale. Problematica sociale che insieme a quella ambientale caratterizza l'impegno principale del nostro, dei, di tutti i comuni, del nostro e come di tutti gli altri comuni. Cosa abbiamo voluto fare con questi due incontri? In un primo incontro abbiamo voluto presentare l'analisi della situazione, abbiamo affrontato un po' le tematiche, le problematiche presenti ed esistenti. In questo secondo incontro che terremo il 14 novembre sabato qui alla, alla sede del Consiglio Comunale, della sala del Consiglio Comunale, cercheremo di guardare un po' cos'è l'aspetto del futuro di questa, di, della, della gestione di questi problemi, cioè dei problemi della persona. Noi quando parliamo di welfare, di servizi sociali, parliamo dei bisogni che una persona ha e in questa Particolare momento, un momento molto difficile, con... diventa centrale avere strategie capaci di realmente affrontare i problemi e di risolverli. Questo mi sembra la cosa importante. Se ne è parlato un po' molto questi giorni e si è affrontato un po' sulla questione dell'ambito, anche sulla mozione, le problematiche poste da, dal Movimento 5 Stelle. È necessario invece anche creare un sistema che sappia prevenire, organizzare e affrontare le problematiche in maniera sistematica. Se una città è a misura di bambino, è una città a misura di tutto. Anche perché realmente la questione della persona e l'attenzione alle persone e agli ultimi garantisce una migliore vita della nostra città. Il nuovo anno accademico dell'Unilit di Fano è stato inaugurato alla presenza del professor Emiliano Giardina, perito dell'accusa nei processi Meredith, Via Poma, Emanuela Orlandi e Iara Gambierasio. Venerdì 6 novembre ha preso il via il nuovo anno accademico dell'Unilit sezione di Fano, con una serie di conferenze che comprendono varie discipline, tra cui arte, letteratura, cultura generale e scienza. Ed è proprio dalla scienza che si incomincia con un relatore di grande spessore accademico e di fama internazionale. Il professor Emiliano Giardina, docente di genetica medica e perito dell'accusa nei più importanti processi per omicidio degli ultimi anni, come il delitto di via Poma, il caso di Emanuela Orlandi, Meredith e quello ancora in corso di Yara Gambirasio. Tema della relazione: il ruolo dell'investigazione scientifica nell'identificazione dei criminali. Lo abbiamo incontrato nei laboratori della Facoltà di Biotecnologie di Palazzo San Michele a Fano. La evoluzione tecnologica che vi è stata nella genetica non è paragonabile a quella che c'è stata, ad esempio, nell'informatica. Quindi, ogni giorno noi disponiamo di test nuovi, di metodologie nuove. Questo determina il fatto che ogni caso nuovo applicato con le più moderne tecnologie rappresenta un unicum. È pur vero che dobbiamo ricordare che la genetica forense, per poter essere utilizzata e utilizzata nell'ambito di un processo deve utilizzare tecnologie standardizzate e validate per l'uso forense. Gli esperimenti li facciamo qui all'università, dopo che abbiamo validato queste tecniche le possiamo portare eh, e condivise con la, con la comunità scientifica le possiamo portare poi in tribunale. L'opera di Puccini Madama Butterfly andrà in scena al Teatro della Fortuna dal 26 al 28 novembre. Lino Balestra ha incontrato per noi il maestro Ciampa che dirigerà l'orchestra sinfonica Rossini. Sono cominciate in questi giorni al Teatro della Fortuna le prove musicali di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nuova produzione della rete Lirica delle Marche che andrà in scena nelle prossime settimane nei teatri di Ascoli, Fermo e Fano. L'Orchestra Sinfonica Rossini, capeggiata dal maestro Francesco Ivan Ciampa, è alle prese con la partitura del capolavoro Pucciniano nel golfo mistico dello splendido teatro fanese. Effettuate le prime letture musicali, il direttore e la compagnia orchestrale raggiungeranno il cast presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli per le prove di assieme musicali e di regia, che completano il lavoro di allestimento dell'opera prima del debutto. Beh, è forse una delle più della sua produzione, eh, anche quella che ha avuto una gestazione più complessa, stesso per il maestro, eh, ho fatto proprio appena a casa sua, proprio Butterfly. E... E la sensazione proprio di come lui gestisce i suoni della natura, di, delle, dei profumi proprio che senti nell'opera, ti fa capire anche che devi affrontarla diversamente dalle altre opere, perché è piena, è un reticolato di, di emozioni tenere, dolci, ma anche molto forti e incisive. Dopo Ascoli sarà la volta di Fano, dove lo spettacolo andrà in scena giovedì 26 e sabato 28 novembre alle ore 20.30. La cosa straordinaria dell'opera in generale è che racconta delle storie, che ci avvicinano semplicemente perché raccontano storie che sono fatte di uomini. L'opera restituisce il sentimento, la sensazione, l'emozione e per questo ancora oggi noi soffriamo, gioiamo e, e ci emozioniamo ascoltando questi capolavori. Grazie per la vostra attenzione, a fra poco.